Jeep Compass e-Hybrid, insieme alla Renegade e-Hybrid, va ad allargare l'offerta ibrida del marchio Jeep. I più esperti, gli appassionati del brand americano sicuramente conosceranno la versione 4xE, cioè l'ibrida plug-in con il motore elettrico che aziona l'asse posteriore, andando così a formare una trazione integrale elettrica, priva cioè di collegamenti meccanici, l'albero di trasmissione fra avantreno e retrotreno. Nulla di tutto questo sul e-Hybrid, che invece è abbinato esclusivamente alla trazione anteriore, prevede l'installazione di un motore direttamente all'interno della scatola del cambio che è un 7 marce doppia frizione, un motore da 15 kW di potenza che compone insieme al 1500 4 cilindri turbo benzina il sistema full hybrid appunto di Jeep. Un full hybrid quindi vuol dire che il motore elettrico può azionare in autonomia le ruote, può muovere l'auto in autonomia, ci si può muovere in modalità a emissioni zero, quantomeno le emissioni locali. Non si deve pensare però a chissà quali percorrenze in elettrico, si riescono a fare poche centinaia di metri e soprattutto a basse velocità. In sostanza il sistema è progettato per garantire il primissimo spunto in elettrico, per permettere le manovre di parcheggio in elettrico appunto e allo stesso modo il classico stop and go da traffico quando si va molto piano in coda, in autostrada, in tangenziale o anche nelle lunghe file al semaforo in città. Appunto il motore elettrico supportato da una batteria dalla capacità di 0,8 kWh riesce a fornire l'energia necessaria per muovere l'auto in quelle condizioni. Appunto vi dicevo, trazione soltanto anteriore, quindi il target, la clientela a cui si rivolge l'e-hybrid è nettamente diversa rispetto a quella della 4xE e nello specifico si tratta della classica famiglia che fino a qualche anno fa avrebbe comprato una monovolume oppure una station wagon o anche magari una compatta due volumi di segmento C. Oggi si orienta verso un SUV, ma di fare off-road, soprattutto un off-road vero, rude come quello di cui sono capaci le Jeep, non interessa nulla. Quindi può avere comunque accesso al marchio americano, ha un SUV, ce l'ha ibrido e poi magari a fine prova vi dirò anche qual è il consumo che ho rilevato in questa primissima e breve prova. Ebbene sì, se persino Ferrari ha dovuto cedere e a breve nella rete elettrica cadrà anche Lamborghini, non si vede perché stessa sorte non doveva toccare anche a Jeep. Senza elettrificazione ormai sei fuori dal mercato. Non tanto perché gli automobilisti non vedessero l'ora di guidare auto ibride o alimentate esclusivamente a batteria, ma perché sono le leggi, scritte con l'intenzione di salvaguardare l'ambiente, che impongono alle case automobilistiche di procedere in questa direzione. A proposito, per i pochi che ancora non lo sapessero, nel 2023 arriverà la prima Jeep elettrica al 100%, ma stiamo sul presente sulla Compass e-Hybrid. Vi dicevo poco fa che la principale destinazione d'uso di una macchina come questa è quello familiare, sia per spostamenti a lungo raggio ma anche per i piccoli trasferimenti quotidiani. Beh, cosa si cerca da una macchina di questo genere? Prima di tutto, ovviamente, oltre all'efficienza, il comfort. Beh, devo dire che il comfort è davvero una delle doti migliori della Compass, sia per quello che riguarda l'assorbimento delle sospensioni, e devo dire che qui si sente una grossa differenza rispetto alla Renegade con la stessa tecnologia. A proposito, vi invito ad andare a vedere la prova, sia dal punto di vista anche dell'insonorizzazione. Le forme della Renegade, anche visivamente, sono più squadrate, oppongono più resistenza all'aria, quindi non solo in città appunto le sospensioni rispondono in maniera un po' più secca rispetto a quelle della Compass, ma quando si superano i 100-110 km orari sulla Renegade si genera qualche fruscio, di cui invece non c'è traccia, almeno fino a 130-140 sulla Compass. Come sulla Renegade, il contributo della parte elettrica riesce a smorzare quelle che sono le classiche vibrazioni di qualsiasi motore endotermico a 4 cilindri, quindi perché appunto il motore elettrico non solo interviene, come vi spiegavo all'inizio, nelle fasi del primissimo spunto, ma anche in velocità, fornendo coppia aggiuntiva e quindi togliendo una parte importante del lavoro al motore a benzina, che così trasmette meno, genera meno vibrazioni e vibrazioni che poi si trasmettono in abitacolo. E ovviamente tutto questo però non vuol dire che, nonostante l'apporto dell'elettrico, non vuol dire che le risposte siano sportive, non lo sono e non lo vogliono essere. Tutto è centrato
incentrato sulla massima efficienza e fluidità. Fluidità che devo dire, se è vero che si ottiene, i tecnici Jeep sono riusciti ad ottenerla durante l'erogazione del benzina, è anche vero che nelle fasi transitorie, quando si torna sull'acceleratore dopo che il motore elettrico è rigenerato, alle basse velocità c'è qualche piccola qualche piccolo scalino, non è tutto così fluido. Quando la trasmissione deve reinnestare il rapporto per appunto andare in avanti, magari si deve attivare il motore a benzina, l'elettrico sta già dando il suo contributo, beh insomma tutto questo complesso meccanismo gestito assolutamente in maniera elettronica, il guidatore non deve fare nulla, crea qualche leggerissimo strattone. Credo che si tratti solo di una messa a punto di fine tuning, e però appunto lo si può concedere a una casa che non ha 20-25 anni di esperienza in questo settore come marchi della concorrenza. Cambiando discorso, spesso sulle ibride, anche le mild, c'è un fastidioso rovescio della medaglia. Le batterie rubano spazio al bagagliaio. Questo per fortuna non accade con la Compass e-Hybrid. Primo, perché la batteria è piccola, capacità di 0,8 kWh. Secondo, perché gli ingegneri le hanno trovato spazio sotto al tunnel centrale, tre sedili anteriori. Risultato? La capacità di carico è di 424 litri, che diventano 1270 abbattendo gli schienali posteriori. Per quello che riguarda l'abitacolo non ci sono modifiche rispetto alla Jeep Compass che conosciamo. La qualità si conferma dunque più che buona nella fascia medio-alta del segmento dei C-SUV, ed è buona sia dal punto di vista della selezione dei materiali sia da quello delle finiture. In questo allestimento, che va detto è uno degli allestimenti più ricchi della gamma, però ci sono c'è una piacevole alternanza di materiali, di colori e di rivestimenti. C'è il nero lucido rigido nella parte centrale e bassa della plancia, una fascia con un rivestimento più morbido che richiama la trama del carbonio, anche se in realtà poi un rivestimento morbido, e poi la parte superiore della plancia invece con delle impunture che fanno sembrare che sia pelle, ma ovviamente non è pelle, all'insegna della sostenibilità sia mai. Molto buono poi il sistema di infotainment, nel senso che è americano al 100%, e lo dico in senso positivo, perché navigare tra le varie funzioni è molto intuitivo, è molto semplice, e anche la velocità di elaborazione degli input è più che buona. Per quello che riguarda invece l'ergonomia, ho apprezzato molto il fatto che la posizione di guida sia molto automobilistica. Ovviamente è tutto portato più in alto rispetto a una compatta di segmento C, però appunto l'impostazione è molto automobilistica, quasi sportiva, nel senso che il piantone di sterzo gode di ampie regolazioni in altezza ma anche in profondità, e è possibile regolarsi la posizione con la giusta angolazione dei gomiti, delle ginocchia, e quindi a favore sì del comfort ma anche nei lunghi viaggi alla fine della sicurezza. In chiusura, come vi avevo promesso, i consumi. Premessa però, il percorso di prova è stato breve e il tratto urbano quasi irrilevante. Motivo per cui il valore che sto per dirvi, peraltro indicato dal computer di bordo e non rilevato, non ha un valore scientifico ma serve più che altro a farvi un'idea. Beh, il trip computer a fine giro indicava 6,9 litri per 100 km. E poi, considerazione personale, mi perdonino i puristi, ma per chi non sente un irrefrenabile bisogno di scalare mulattiere né di mettere l'auto in twist, la Jeep Compass e-Hybrid è una validissima auto per la famiglia. Spaziosa al giusto, ibrida come deve essere un'auto oggi, con un marchio sempre affascinante. 4 gli allestimenti disponibili: Longitude, Night Eagle, Limited, S, con l'aggiunta della Upland. Il cambio automatico è sempre di serie, unica opzione è la trazione anteriore, e si parte da 36.200 euro della Longitude, mentre la top di gamma S costa 43.450. In mezzo la Night Eagle e la Limited, 38.200 e 39.450 euro rispettivamente.